Buongiorno, benvenuti all'Ora della Salute. Oggi una puntata interamente dedicata al valore del dono. Ci occupiamo di trapianti d'organo e lo facciamo raccontando una storia, quella di Anna Maria, che è una delle prime donne che è riuscita ad avere un figlio dopo un trapianto. La prima volta che si è manifestata la malattia avevo 17 anni, sono andata avanti fino all'età di 23 anni, dopodiché mi hanno messa in lista per il primo trapianto. Nel tempo ci sono stati molti progressi nella cura delle cardiopatie e quindi i pazienti arrivano al trapianto più tardi e hanno più opportunità di cura. Per quello che era la possibilità dei tempi, aveva senz'altro bisogno del trapianto. Mi sentivo un puntino in mezzo a tanta gente perché allora ancora non era forte questa idea della donazione del trapianto. E poi ho dovuto affrontare con forza questa situazione perché la mia voglia di vivere era tanta. Ero giovane, quindi avevo voglia di sposarmi, avere figli soprattutto. Il mio primo pensiero era avere un figlio. Io sono stata una delle prime, quindi era tutto nuovo per tutti. Ma io ho portato avanti con forza questa mia, diciamo, volontà, ecco, questo mio desiderio. E nel 96 ebbi mia figlia con un parto naturale. Io non l'ho vista come un evento eccezionale, l'ho vista come una qualsiasi mamma, qualsiasi donna che affronta questa, diciamo, la gravidanza. Ha avuto anche una buona gravidanza e un buon esito. Non è sempre così e non sempre basta la volontà per avere un successo. Certamente aiuta a vivere meglio sia la malattia sia la guarigione. Il secondo trapianto è stato durissimo, l'attesa è stata abbastanza dura perché sono stata ricoverata per 6 mesi perché non ero dimissibile, ero in urgenza a 2 e quindi dovevo stare in ospedale. Dovevo concentrarmi su me stessa e aspettare cosa, non si sa che cosa, andavo a dormire, non sapevo se la mattina mi sarei svegliata. La prima cosa che ho detto io voglio vivere. Voglio vedere crescere mia figlia e quindi ho detto subito sì. E io passavo le giornate ascoltando musica con le cuffie, perché mi isolavo, stavo nel mio mondo. Nonostante le sue difficoltà, agli occhi esterni si proponeva sempre in maniera ottimistica e positiva, per esempio era più facile che lei incoraggiasse gli altri pazienti che non il contrario. Ero sicura che ce l'avrei fatta. Io infatti dicevo, se arriva l'organo, io ce la faccio, io ce la faccio. Appena tornata a casa, io non volevo stare dentro, perché per me quei 6 mesi sono stati una prigione e non sono stata capita molto. Perché è stato difficile reintegrarmi nella famiglia e quindi avevo questa grande forza di vivere, di uscire, di stare con la gente, di vivermi la vita. In attesa di un organo voglio solo dire di non perdere mai le speranze e di lottare sempre, non mollare mai, mai. La vita è una cosa meravigliosa. Bellissimo sorriso che ci porta in argomento. Benvenuti ai miei ospiti, Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, e Marco Annoni, bioeticista e segretario del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi. Davvero una bellissima storia quella di Anna Maria, professor Nanni Costa. In realtà però la scienza ha già vinto perché è diventata madre dopo il primo trapianto, quindi questa è una cosa importante. Non è solo una vittoria della scienza, è una vittoria della vita. C'è un senso di vita profondo ed è anche il senso della vita che muove tanti operatori a fare queste cose, a lavorare di notte, in ogni momento. E poi il fatto che ci sia una vita che nasce da una signora trapiantata
vuol dire che il trapianto guarisce, e guarisce veramente, guarisce profondamente, tanto che una nuova vita può nascere. Questo è una bella cosa. Queste parole sono molto profonde, colpiscono, devo dire, perché dopo aver sentito la sensibilità di Anna Maria, io credo che noi dobbiamo condividere questa puntata con tutti coloro che hanno ancora scetticismo e forse cattiva informazione su questa tematica, che è così importante. Diventare donatori di organi, professor Nanni Costa, in tutti questi anni, tutti questi successi di cui parleremo, però è sicuramente una scelta consapevole, un atto di responsabilità. Sì, è una scelta consapevole, è un atto di coesione sociale. Certe malattie si curano solo se qualcuno dona il proprio organo e non c'è macchina o apparecchiatura che lo possa fare. E quindi è la società che ha bisogno di questa cura, cura che noi possiamo solo regalare, donare. Un organo non si compra e non si vende, si dona e basta. E questo dono fa vivere altre persone. C'è una coesione sociale fortissima. Fortissima. Annonni, ci sono ancora dei timori comunque, in qualche modo le persone non sono tutte attente e sfuggono, forse addirittura rifuggono l'informazione sulla donazione. Perché secondo lei? Ma questo è vero, in parte dipende dal fatto che temi che sono legati alla fine della vita, per esempio, a volte sono anche un tabù di tipo culturale, invece proprio per quello che ricordava il professore è utile cominciare a parlarne, è utile diventare sempre più consapevoli, soprattutto perché questo è il futuro del rapporto tra i pazienti, i cittadini e il sistema sanitario nazionale, cioè persone consapevoli che sono informate e in grado di decidere. Allora, professor Nanni Costa, vediamo insieme i numeri dei donatori oggi, vediamo anche l'Italia nei primissimi posti in Italia oggi che abbiamo sicuramente una situazione di crescita, eccola qua, negli ultimi 5 anni si evidenzia un deciso trend in ascesa pari al 29%, un lavoro straordinario fatto e ascoltato soprattutto dai cittadini. Da dove vogliamo partire? Un lavoro fatto da persone, da professionisti, ma anche da tantissimi altre persone che collaborano, penso ai professionisti infermieri, penso anche al personale di supporto, gli autisti fra tutti, o i piloti degli aerei che guidano l'equipe, che guidano gli aerei che spostano l'equipe, quindi moltissime persone che lavorano insieme per ottenere questo risultato. E poi un sistema che dà fiducia ai cittadini, perché si donano gli organi solo se c'è fiducia nel sistema, che è attento nell'assegnazione, che rispetta le regole, che è trasparente. Ecco, questi risultati ci sono stati e sono stati positivi. Allora, ribadiamo però il proprio volere sulla donazione degli organi. Come si fa, professore? Vogliamo ricordare tutti i passaggi che sono indispensabili per capire bene che questo meccanismo è virtuoso, attento e rispettoso, come lei sta spiegando. Allora, per dichiarare la propria volontà alla donazione si possono... Esistono diverse strade, la strada adesso più comune è, viene fatta nei comuni, al momento del rinnovo della carta di identità ogni cittadino viene chiesto se vuole o no donare i propri organi dopo la morte. Questo è stiamo crescendo molto con i numeri, adesso siamo 4 milioni e mezzo di dichiarazioni, ma si può anche dichiarare presso la propria ASL, la propria unità sanitaria locale, si può anche iscriversi all'AIDO, l'AIDO certo. Riversa i propri iscritti nel sistema informativo, esattamente come quelli dei comuni e delle ASL, oppure ancora più semplicemente si può avere una dichiarazione scritta, autografa, firmata, che dica che vogliamo donare gli organi dopo la morte. Anche questa dichiarazione, è sufficiente che sia firmata, ha valore di legge e la volontà della persona sia verso la donazione degli organi, ma anche in senso opposto, viene comunque rispettata. Leggevo un'informazione molto medico-scientifica di altissimo profilo, perché leggevo che si possono migliorare in termini, diciamo, di disponibilità di organi, gli stessi organi. È un bisticcio di parole, professore, lei mi aiuterà. Cioè bisogna migliorare le condizioni dell'organo stesso. Mi può far capire meglio che cosa significa, che passaggio è? Allora, proviamo a ricostruire un po' le storie. Gli organi possono essere prelevati solo dopo l'accertamento della morte della persona. Poi questi organi prelevati vengono opportunamente conservati per un tempo molto breve e poi vengono trapiantati. Bene, adesso disponiamo di apparecchiature
che consentono di ossigenare, di trattare bene questi organi dopo il prelievo e prima del trapianto. È come se potessimo curare questi organi prima del trapianto, cioè curiamo il paziente, invece di curare gli organi nel paziente trapiantato, cominciamo a curarli prima. E sono tecniche che si stanno rivelando veramente efficaci. Ancora qualche domanda, le condizioni necessarie, ci sono tantissime osservazioni di tanti cittadini che vogliono avere ancora informazioni sul tema, tutti gli organi sono prelevabili e come funzionano le liste d'attesa nel nostro paese? Allora, tutti gli organi sono prelevabili? Sì, è possibile donare alcuni organi, il fegato in particolare, anche oltre 90 anni. Quindi non c'è limite di età alla donazione degli organi. Gli organi sono, in Italia si fanno circa un po' meno di 4.000 trapianti all'anno e le liste di attesa non crescono, sono stabili. Stabili. Noi riusciamo a trapiantare più o meno l'80% dei pazienti che entrano in lista di attesa, con delle percentuali un po' diverse a seconda dell'organo. L'altra domanda era le liste di attesa come funzionano. Le liste di attesa funzionano per il rene e per il fegato su quelli che noi chiamiamo i parametri oggettivi, cioè ci sono dei criteri che vengono elaborati da un computer, ovviamente sono scelti dai medici e vengono elaborati da un computer e dicono al medico qual è il primo paziente idoneo per quell'organo. Quindi si prescinde quasi da una scelta clinica, ovviamente il medico deve dare l'idoneità sempre, però si prescinde da una scelta clinica, non è più una scelta ad personam sulla lista nel modo più assoluto. E ormai è così anche sul cuore ed è già così per il polmone. Quindi le scelte sono gestite in maniera attenta, trasparente, equilibrata e rispettosa dei diritti di tutti, sia del candidato che arriverà al trapianto, sia del candidato che per quella volta non viene trapiantato. Immaginate però tutte le difficoltà, voi lo sapete bene, le grandi difficoltà che affrontano i parenti, gli amici, le persone che in qualche modo sono poi caregiver, coloro che supportano una persona che deve essere trapiantata. Allora abbiamo un'associazione Casa Lontano da Casa che in qualche modo si prende cura di queste persone e non solo. Vediamo che cosa dice ai nostri microfoni. Lo scopo principale dell'associazione A Casa Lontani da Casa è di aiutare, tenendo informato, le persone che arrivano a Milano in Lombardia a farsi curare. Queste persone arrivano spesso da posti lontani e in genere sono parenti o pazienti, pazienti magari ricoverati in ospedale e parenti invece che li accompagnano e li accudiscono. In realtà la tipologia di utenti non è mai stata legata alla patologia, quanto al bisogno di persone, quindi è un discorso legato più ai bisogni culturali, economici. È una popolazione immensa, questa è la scoperta che abbiamo fatto, una popolazione immensa perché stiamo parlando di circa 100.000 persone che arrivano a Milano a farsi curare, però è un problema legato alla medicina di oggi. La medicina di oggi è sempre più medicina mirata. Nel misura in cui si va verso malattie rare, non è pensabile che in ogni posto ci possa essere la competenza per tutte le malattie rare. Il fatto di scoprire che era così ampio e così diffuso ha permesso da una parte noi di costruire una rete di queste associazioni e di queste organizzazioni che aiutano il bisogno, dall'altra di capire come la generosità di questa terra ha automaticamente messo a disposizione della sanità, in realtà, un servizio enorme. Quindi addirittura se noi non capiamo come paese che questa è un'opportunità, non solo un difetto della prevenzione sanitaria, alla fine questa gente scapperà verso altre strategie, altre soluzioni esterne. Il valore di associazioni come A Casa Lontano da Casa, di cui continueremo a parlare all'ora della salute, ci porta proprio nella cura del paziente e della sua famiglia. Abbiamo sicuramente il dovere di parlare anche di compatibilità genetica, professor Nanni Costa. Lo facciamo subito dopo il break, mi aspetti.
Bentornati all'Ora della Salute, ci stiamo occupando di trapianti d'organo e di donazioni. Avevo promesso al professor Nanni Costa una domanda sbagliata che è sempre quella giusta. Professore, in materia di compatibilità genetica, le persone sono convinte che per fare un trapianto bisogna avere compatibilità genetica. Mi aiuta a rispondere in modo corretto? Questo è un punto importante soprattutto per i trapianti da vivente, perché si cerca il donatore solo fra i familiari geneticamente compatibili. Noi cerchiamo il donatore anche in base alla legge, fra soggetti che hanno legami di legge, marito o moglie, o anche fra coppie che non hanno legami, nei quali però viene riconosciuto un legame affettivo. Quindi la platea dei possibili donatori da vivente di un paziente è molto più ampia di quello che si crede. Professore, io la lascio andare via, però le devo fare dei complimenti per il grande lavoro svolto, perché l'Italia è veramente in una posizione ammirevole in questo momento in materia di trapianti. Abbiamo delle posizioni di cui essere fieri in Europa. Sì, ma il merito non è mio. Il merito è di tutta la rete nazionale italiana che ha lavorato su questo, quindi non è una questione personale. Però trasferire sensibilità e metodo è sicuramente importante. Grazie, professor Costa. Adesso vediamo un filmato, un bellissimo filmato di due persone che hanno trovato una condivisione fortissima. Vedete con me. Io e mia moglie abbiamo donato il nostro midollo osseo a distanza di un anno. E questa è stata una, come la definiamo noi, una splendida coincidenza. Le statistiche sono 1 su 100.000, ossia servono 100.000 donatori per trovarne uno compatibile ad una persona malata. E quindi marito e moglie essere chiamati a distanza di così poco tempo a donare il midollo è una splendida coincidenza. Io e Roberta abbiamo deciso di iscriverci all'ADMO insieme. Questo è avvenuto nel 2014. Perché volevamo fare qualcosa di concreto per aiutare il prossimo. Una volta ricevuta la chiamata, vengono fatti altri accertamenti per verificare la compatibilità appunto con la persona che ha bisogno del nostro midollo. Se la compatibilità viene confermata, allora inizia un percorso di esami strumentali, ematici, più approfonditi per stabilire anche il nostro stato effettivo di salute. E da quel momento lì in poi uno può comunque dir di no, però sai che hai condannato a morte certa una persona, quindi questa cosa è a maggior ragione un ulteriore stimolo, un'ulteriore spinta per fare appunto quello che abbiamo fatto. Una volta ricevuta la telefonata io sono stata sopraffatta da tantissime emozioni. Non te lo aspetti, perché comunque una persona può essere iscritta all'ADMO per 30 anni, 40 anni e non venir mai chiamata. L'idea di poter salvare qualcuno mi ha fatto superare tutto quanto e con l'aiuto anche della mia famiglia sono andata a cuor sereno a donare il mio midollo. Saper di aver salvato una vita è sicuramente una delle esperienze, una delle sensazioni più grandi che io abbia provato. È qualcosa che tutti dovrebbero provare una volta nella propria vita, perché sono sensazioni fortissime e bellissime. La nostra vita dopo la donazione di midollo è cambiata perché ci siamo approcciati alla vita appunto in modo più sereno. Ti fa capire quanto a volte noi ci lamentiamo per cose che sono assolutamente inutili e non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. E sì, la nostra coppia si è rafforzata sicuramente perché è comunque una cosa che ci ha accomunato, che desideravamo tanto entrambi. È il nostro principale obiettivo, quello di sensibilizzare i giovani. Noi vogliamo assolutamente dire che è una cosa che alla portata di tutti, che tutti i giovani possono fare. Non è per niente complicato, non è per niente doloroso o pericoloso come magari si potrebbe pensare, quindi non fate gli smidollati e donate.
Con noi è rimasto il professor Marco Annoni e ci ha raggiunto il professor Luca Santoleri, direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Benvenuto. Grazie. Allora, Annoni parlava, il sorriso di queste due persone resterà nel cuore di questa trasmissione, ma soprattutto parlavano di sensibilizzare i giovani. Vorrei la sua opinione su questo tema. Ma io credo che sia molto importante, lo dico anche io, ho avuto l'opportunità di donare il midollo osseo, quindi sottoscrivo in pieno il messaggio che hanno rivolto alle nuove generazioni. Si può donare, ricordiamolo, dai 18 ai 35 anni di età, e quindi è molto importante sapere che non c'è niente da temere nel iscriversi al registro per diventare un donatore. La procedura non è così dolorosa come molti temono e soprattutto è una grande scelta di vita che aiuta a promuovere una cultura positiva del dono. Quindi lei mi sta dicendo che è una storia nella storia, perché anche lei ha avuto questa esperienza. Com'è andata per lei? Ma devo dire che è stata sì una fortunata coincidenza anche nel mio caso. Io mi ero iscritto perché un mio amico mi aveva chiesto per una persona che lui conosceva, e dopo solo 5 settimane anche io sono risultato compatibile, però con un'altra persona. Chiaramente. E questo è quello che succede nella maggioranza dei casi, e secondo me è importante quindi dire che anche se la compatibilità è trovata per una persona diversa magari dalla quella per la quale uno si è iscritto ai registri, la donazione è un atto importante e molto bello. Il Comitato sulla Bioetica, tra l'altro, a questo riguardo come si esprime in materia di conoscere l'identità, diciamo, del donatore o del ricevente? Sì, una cosa importante è che quello che è avvenuto anche nel mio caso, io ho donato il midollo, ma non so la persona che ha ricevuto il midollo chi fosse e neanche com'è andata sostanzialmente, se è sopravvissuto o no, naturalmente mi auguro di sì. Il Comitato per la Bioetica ha recentemente rilasciato un parere nel quale esplora la possibilità di poter sospendere a certe condizioni e date condizioni molto precise l'anonimato. La posizione articolata è quella secondo la quale l'anonimato occorre che sia preservato nella fase precedente alla donazione per evitare delle logiche di mercato, dei possibili ricatti, ma che successivamente, attraverso un ente terzo, si possa, se entrambe le parti sono d'accordo, venire meno questa condizione. Questo è un passaggio brutto, ma andava spiegato. Adesso con Santoleri vorrei cambiare argomento, ma sempre in materia di donazioni resto, perché c'è un altro tipo di donazione, quella del sangue, che in realtà non ha numeri così virtuosi come invece accade nel trapianti d'organo. Allora, le percentuali di donatori in rapporto al fabbisogno giornaliero invece vivono di situazioni allarmanti, a quanto pare. Allora sì, vivono di alti e bassi. Ecco, mettiamola così. Sì. Per vedere il bicchiere mezzo pieno, perché è sempre importante, sicuramente ci sono momenti dell'anno in cui, al di là di situazioni influenzali particolari, non ci sono criticità particolari. L'Italia è complessivamente un paese autosufficiente per quanto riguarda il sangue, ma ci sono momenti dell'anno che diventano veramente critici. Si pensi l'estate, si pensi questo periodo sotto Natale, siamo in prossimità del Santo Natale e di conseguenza abbiamo l'influenza. E di conseguenza molti pazienti e molti donatori sono a letto e molti pazienti sono a letto e pazienti attendono sangue di donatori che non possono donare. Questo mette il sistema in crisi. In grande difficoltà, non c'è dubbio. Senta, ma l'Avis ha fatto una campagna quest'anno, sì, dove si parla di questo colore giallo. Va, sì, di moda il giallo. Mi vuole spiegare, per favore, lo spiega a tutti i telespettatori. In un contesto in cui la donazione di sangue intero e in senso lato ha visto il 2017 chiudere in rosso, invece abbiamo visto nel 2017 chiudere in attivo, anche se non stiamo parlando di quotazioni, perché abbiamo avuto un più 1,8%. Quindi il donatore ha accettato di donare plasma e di non fare la tradizionale donazione di sangue intero. E chi professionalmente è impegnato in questo ambito ha imparato a convincere i donatori a ottimizzare procedure e processi per aumentare la produzione di un emocomponente senza il quale non potremmo avere. Magari poi ha opportunamente spiegato anche la differenza tra il sangue e il plasma, che mi pare anche questa una cosa importante, no? Il sangue intero è quello che, se ci tagliamo, esce dalla ferita. Esattamente. Invece il plasma? Il plasma è quello che si ottiene dalla lavorazione del sangue intero. Se noi prendiamo una sacca di sangue, la mettiamo in una centrifuga, al termine della centrifugazione vedremo nella parte alta proprio quel giallo cui lei faceva riferimento. La stessa cosa la può fare una macchina direttamente.
Senta, vogliamo sintetizzare in due battute come si diventa donatori, perché anche lei è una storia nelle storie. Sì, sì. Come si diventa donatori è facilissimo, bisogna volerlo. Ciò detto, ci si reca in un servizio trasfusionale o presso una delle sedi di volontariato, si compila un questionario, si parla con un medico, si fanno degli esami chimici, degli esami biochimici, degli esami fisici, al termine dei quali si effettua una prima donazione, fatta anche una valutazione elettrocardiografica. Il maschio, gli uomini possono donare una volta ogni 3 mesi, le donne una volta ogni 6 mesi. E da qui nasce il meccanismo, diciamo, certo, della donazione. Ogni anno tra interventi chirurgici, questo lo ricordo anche a chi sta ascoltando, supporto alle terapie oncoematologiche, emergenze legate al pronto soccorso, bambini prematuri e persone talassemiche, sicuramente il fabbisogno di sangue è sempre più alto. Sì. Mi soffermo però sui bambini prematuri e sulla talassemia, perché lei ha una storia da raccontare. Sì, è una storia vera, che nasce da una sgridata, quando una terapia, una collega che lavorava nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Niguarda, dove prima lavoravo, ci fece presente che le unità di emazie concentrate di globuli rossi che davamo ai neonati erano troppo povere di globuli rossi, ok per gli adulti, non per i bimbi, perché per poter ottenere la risalita dell'emoglobina attesa bisognava trasfondere troppo liquido, il cuore del bimbo non ce la faceva. Quindi era un meccanismo abbastanza complesso, sì, che sì, meritava, sì, diciamo, l'impiego di che cosa? Di un separatore cellulare. Vado, sì, al cuore, l'idea fu quella di impiegare un separatore cellulare che, con l'aiuto dell'azienda che lo ha prodotto, è stato modificato, o perlomeno sono stati modificati i parametri di impostazione in modo da poter ottenere due cose. Un'unità di globuli rossi concentrati più ricca, ma non solo, la possibilità di ottenere dallo stesso donatore 2 emocomponenti diversi, globuli rossi e piastrine, da dedicare allo stesso bambino. La storia nella storia è che... Qual è? Pochi mesi dopo... Quella di Andrea e Federico. Sì. Chi sono Andrea e Federico? Andrea e Federico sono i miei figli, che nacquero severamente prematuri, al termine di una gravidanza drammatica, e uno dei quali per ben 3 volte ricevette proprio questa tipologia di emocomponente. Grazie all'azienda, grazie ai donatori, senza i quali non potremmo essere qui. Loro sicuramente anche il Servizio Sanitario Nazionale deve ringraziare invece che c'è stata questa grande opportunità, voglio dire, sì, perché è di questo che stiamo parlando, sì, perché questo tipo di trasfusione permette infatti di correggere l'anemia con minori quantità di sangue, se vogliamo entrare proprio nel dettaglio, a più alta concentrazione di globuli rossi, riducendo anche i rischi a questo punto. Certo, per quanto riguarda i talassemici, altra categoria molto debole, molto, sì, trasfondendo ad esempio, nell'ospedale in cui lavoro ora, dove ci sono molti, che San Raffaele, come ricordava lei, ci sono moltissimi pazienti talassemici. La possibilità di trasfonderli con queste unità di emazie concentrate fa sì che aumenti l'intervallo tra 2 trasfusioni. Andrea e Federico come stanno? Posso chiedergli? Meglio di noi 3. Stanno molto bene. Cioè, fa tanti auguri di buon Natale a questi bambini così forti, che insomma i bambini prematuri hanno sempre bisogno di tante attenzioni, ma loro sono stati davvero molto forti, sì, hanno avuto, sì, papà pronto. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Tra l'altro volevo anche ricordare che tutti i temi trattati si possono ritrovare sul sito di Fondazione Veronesi, e vorrei anche chiudere dicendo che è fondamentale che tutti capiscano, anche le nuove generazioni, come abbiamo più volte detto in questa puntata, che diventare donatori significa davvero aiutare gli altri, ma anche se stessi. Grazie, l'ora della salute si chiude qui, io faccio gli auguri di buon Natale a tutti voi, grazie per l'attenzione che mostrate per il nostro programma, vi ricordo potete rivedere le puntate www.la7.it/l'ora della salute e ricordate che è sempre l'ora della salute. Buon Natale a tutti e grazie per averci seguito.